Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E in questa trasmissione parlerò del rito del solstizio d'estate, il rito che terremo sabato presso il Bosco Sacro a Jesolo. Vi ricordo che il Bosco Sacro di Jesolo è dislocato in via Cagamba, settima traversa, credo al numero civico 3 o 5, adesso 3B, non ricordo esattamente. Comunque, quando imboccate la settima traversa, circa un centinaio di metri a destra, a sinistra, a destra avete un canale, un piccolo canaletto. E il rito sarà tenuto appunto sabato, l'ora ultima per arrivare sono le 18.30, anche perché c'è un po' tutto da preparare, per cui prego chiaramente le persone di essere il più puntuali possibile, dare una mano a preparare anche il posto. E il rito consiste nella celebrazione della conoscenza. Il rito del solstizio d'estate è per eccellenza il rito della conoscenza. È il rito della consapevolezza, è il rito del fuoco con cui le persone alimentano il loro cammino nella vita, in ogni occasione quotidiana, in ogni istante della loro esistenza, in ogni progetto che mettono in atto per poter vivere. Ebbene, il senso religioso del rito. Il rito nella religione pagana politeista ha lo scopo di rinnovare in maniera collettiva la relazione fra il soggetto, l'individuo e il mondo in cui vive. Ricordo che nella religione pagana politeista ogni individuo ha un percorso verso l'infinito, è un insieme di intelligenze e di progetti, e il pagano politeista vive in un mondo fatto di intelligenze, fatto di propositi, fatto di strategie di esistenza con le quali deve misurarsi nel corso della propria vita, nel corso delle elaborazioni anche delle strategie per soddisfare i suoi bisogni e i suoi desideri. Dove il soggetto che organizza il rito, cioè l'individuo, considera se stesso un attore della vita, immerso in un insieme di attori che chiama dei, che sono portatori di interessi e di intenti nei quali e per i quali egli stesso è divenuto. Il rito individua un aspetto, un tempo, un passaggio, una condizione della vita dell'individuo all'interno di questa, e all'interno di questo aspetto il soggetto manifesta il proprio intento, imponendo agli dèi del mondo di affiancarsi al proprio intento, alle proprie strategie che il soggetto mette in atto per raggiungere i propri obiettivi. Il rito individuale è quello che l'individuo compie nella propria vita quotidiana. Il rito collettivo deve manifestare un intento generico che possa essere riempito di intenti specifici di ogni individuo che partecipa a quel rito, a seconda della sua visione personale della vita. Nel rito collettivo, dato un intento collettivo, devono poter esprimersi le soggettività delle singole persone senza che tale soggettività sovrasti altre soggettività. Pertanto, il rito deve essere organizzato con un intento preciso e generale, regole e modalità di esecuzione del rito certe e precise nella scadenza, nei vari momenti. All'interno dei vari momenti deve essere lasciato spazio di espressione della soggettività delle persone che partecipano al rito, da precisare assolutamente il momento in cui il rito finisce. Gli dèi chiamati a partecipare al rito vi partecipano in relazione alle emozioni espresse dal singolo individuo. Vi partecipano per quel singolo individuo, per la comunicazione emozionale che ogni singolo individuo riesce a sviluppare. Il rito è collettivo
ma la relazione con gli dèi è personale. Che nell'esecuzione del rito serva una certa disciplina nelle modalità e nelle sequenze di esecuzione appare evidente, ma non si possono imporre obblighi esecutivi ai partecipanti, in quanto tali obblighi impedirebbero il dispiegarsi delle emozioni dei partecipanti e la loro percezione delle emozioni del mondo. Questo è il senso religioso del rito fatto dai pagani. I problemi che devono essere risolti nella compilazione degli inni religiosi adesso li affrontiamo un po' alla volta. Il rito del solstizio d'estate ha delle modalità abbastanza essenziali, nel senso che il rito inizia con la chiamata ai quattro punti cardinali, come ogni ormai usiamo per ogni rito che facciamo. Poi il rito inizia dando l'accensione, si accende il fuoco, inizia il girotondo dei partecipanti attorno al fuoco con tamburi, tamburelli, strumenti musicali o anche bastoni che si battono, non ha importanza. E quando il fuoco è estremamente alto, i partecipanti si ritirano dal cerchio e si mettono in disparte finché il fuoco si abbassa. Quando il fuoco si abbassa, vengono scelti precedentemente dei lettori degli inni. I lettori degli inni sono 5 e vengono a mettersi nei 4 punti cardinali, cioè nei 4 quattro angoli del fuoco, e leggono il loro inno e lo gettano nel fuoco. L'ultimo a chiudere il ciclo degli inni lo faccio io con l'inno al fuoco, quello che fu iniziato, fu il primo inno che venne scritto appositamente per il rito del solstizio d'estate, e fu l'inno che è stato letto sia ad Atene sia ad Anversa durante i riti collettivi con gli altri pagani. Quando noi pagani scriviamo un rito abbiamo dei problemi. I problemi che devono essere risolti nella compilazione degli inni religiosi pagani politeisti si possono riassumere in alcuni principi fondamentali. L'inno deve contenere i principi religiosi attraverso i quali l'individuo si relaziona col mondo. Nell'inno l'individuo riconosce la triplicità magica della vita: se stesso come attore, il mondo di attori in cui agisce, l'azione come attori che chiama alle relazioni. E questa triplicità magica è una costruzione di relazione che è soltanto nel paganesimo politeista. L'inno deve contenere da un lato gli intenti specifici dell'inno, cioè rivolgersi agli dèi e agli intenti precisi dell'individuo, e dall'altro l'invocazione alla o alle divinità che devono affiancarsi agli intenti espressi dalle persone. L'inno deve essere composto coniugando le antiche religioni con gli intenti soggettivi della cultura moderna. Ripeto, l'inno deve essere composto coniugando le antiche religioni con gli intenti soggettivi della cultura moderna. Il linguaggio antico deve essere traslato nel linguaggio moderno, considerando i diversi contesti culturali nei quali si agisce. Per esempio, il termine pregare, che oggi è diventato un sinonimo di supplicare, è praticamente inutilizzabile nel linguaggio del paganesimo moderno. Il termine santo, troppo usato dalle religioni monoteiste cristiane, si presta a creare confusione e si preferisce il termine sacro. Il rito del solstizio d'estate è il rito della conoscenza, il rito dell'esplosione della vita rappresentata dal fuoco. Volendo integrare il rito con gli elementi della vita che i greci consideravano gli archè, è necessario individuare l'intelligenza, il fuoco, che caratterizza quell'archè in funzione della manifestazione della conoscenza. Che cos'è una archè?
Nella filosofia greca esistono dei filosofi che hanno messo a fondamento dell'esistenza del mondo un principio assoluto. Eraclito, per esempio, mette il fuoco, un altro ha messo l'acqua. In pratica Eraclito dice tutto il mondo è fuoco, Eraclito dice tutto il mondo diviene dall'acqua, un altro ha detto che a fondamento del mondo c'era la terra, un altro ha detto altre cose a fondamento del mondo. In pratica quelli che sono gli elementi, considerati gli elementi fondamentali, non sono altro che gli archè, gli archetipi, che poi nel linguaggio junghiano diventano gli archetipi, che sono a fondamento del presente. Però ogni archè ha un fuoco, cioè ha un'intelligenza, è espresso da dei soggetti dai quali diviene la vita. Pertanto dobbiamo individuare il fuoco dell'acqua, il fuoco dell'etere, il fuoco della terra e il fuoco della luce, in quanto questi sono i quattro archè che mettiamo a fondamento, che gli filosofi, diciamo i presocratici, misero a fondamento dell'esistente. Naturalmente lo misero perché c'era il mito, prima di loro c'era la situazione mitica che i presocratici assumessero. Tenendo presente che gli elementi sono tali per i nostri occhi, cioè per gli occhi di un essere della natura legato alla forma della ragione e separato dal mondo delle azioni e delle emozioni. Come pagani non sapremo mai se la riscrittura dell'inno sia in grado di dire sempre quello che noi intendiamo. Potremmo dire ed evocare cose che un giorno dovranno essere riviste, ma è nostro dovere farlo ora, in questo momento e in questa situazione. Un esempio vale per gli inni che vogliamo introdurre nel rito del solstizio d'estate. L'idea è quella di introdurre degli inni ai quattro elementi aggiungendoli all'inno del fuoco, ma per aggiungerli dal punto di vista del paganesimo è necessario non invocare l'elemento, cioè il fuoco, la terra, l'acqua, l'aria, ma l'intelligenza, il proposito, l'intento che da quell'elemento scaturisce e che si riversa nella vita come noi esseri umani la intendiamo. L'inno al fuoco è l'inno centrale del solstizio d'estate, in quanto è fuoco della trasformazione e del divenire del presente. Negli altri elementi si individua l'intelligenza e la loro azione nella formazione della vita e del nostro presente, dal momento che questo presente è la base dalla quale partiamo per fondare il nostro futuro, qualunque questo possa essere. La magia del rito si dispiega nell'inno. Le parole dell'inno hanno il compito di fondere intento ed emozioni dell'individuo. Attraverso le parole l'individuo proietta nel mondo il proprio intento e le proprie emozioni, fondendole con gli intenti e le emozioni del mondo in cui vive. Presento le invocazioni attraverso gli inni, dedicati a quattro elementi, oltre all'inno del fuoco, che trovate in pagine web, in doppia versione. La versione dell'inno orfico, qui presento le versioni dell'inno orfico, come pubblicato da Valla e tradotte da Ricciardelli, e le versioni che usiamo per il rito. Solo la luce viene celebrata con due inni, uno dedicato alla natura e uno ai mondi diversi della natura, in cui gli esseri costruiscono le loro strategie di vita, fondano il divenire delle loro conoscenze, del loro fuoco. Qualche difficoltà nell'interpretare le parole dell'inno può essere rappresentata dai riferimenti a cui le parole alludono, difficoltà che può essere facilmente superata con una breve ricerca via internet. Allora, io adesso vi leggo solo gli inni che teniamo al rito del solstizio d'estate. Uno è l'inno all'acqua ed è dedicato a Proteo. L'altro è l'inno all'aria ed è dedicato a Zeus, l'atmosfera. Un altro è l'inno alla terra, l'inno al corpo, ed è dedicato a Rea.
l'inno alla luce, che è dedicato ai sensi ed è il profumo di natura, e era la natura luce di vita. E infine l'inno orfico a Ecate. Ecate e natura, natura è Era, è Giunone, e Ecate invece è ciò che è Giunone per la nascita del corpo luminoso. Giunone è la nascita del corpo fisico, Era è la natura, e la natura ha bisogno di esseri fisici. Noi viviamo nella natura, noi siamo parte della natura. La natura ci chiede a noi di ritornare nella natura, di riprendere il nostro posto nella natura. Ma questo è Giunone, ma Giunone non è in se stessa. Giunone conduce gli esseri umani alla vecchiaia, e la vecchiaia conduce gli esseri umani, anche gli altri esseri della natura, alla vecchiaia. Ma la vecchiaia conduce alla morte del corpo fisico, alla fine del ciclo. Ma alla fine del ciclo inizia un altro ciclo, e ad aspettarci c'è Ecate. Allora, cominciamo con l'inno all'acqua a Proteo. Invoco Proteo, che ha le chiavi delle acque dei mari, primigenio, da cui si manifestarono i principi di ogni forma, mutando le acque sacre secondo le infinite forme degli esseri della natura. Onorato dei molti consigli, assisti il fuoco di quest'opera che sia parte delle acque perenni e che sgorghino nei mari solcati dai venti di Borea e Noto. Proteo, accarezzi i nostri intenti, tu che conosci le cose che sono. Accarezzi i nostri intenti, tu che conosci le cose che furono. Accarezzi i nostri intenti ed accompagnaci nelle cose che saranno, finché l'acqua, generatrice di vita, spaccherà la roccia per farsi ninfa sotto i raggi di Helios. Noi ti invochiamo, Proteo. Vieni ai celebranti con sacri propositi, propizia le opere a cui ci apprestiamo, accompagnando a compimento la nostra vita. E questo è l'inno all'acqua. L'acqua che è generatrice di vita, no? Anche la luce, la terra, il sole, l'atmosfera sono generatrici di vita, e ogni volta che noi spostiamo l'attenzione su di loro percepiamo che non sono semplicemente delle cose informi da cui nasce la vita, ma sono delle intelligenze che hanno costruito delle condizioni affinché la vita germinasse da loro. Per cui noi ci rivolgiamo proprio a quelle intelligenze, perché noi siamo vita, perché se la vita è nata dall'acqua, la vita attraverso l'acqua prosegue il suo sviluppo continuo nell'infinito, e noi continuiamo ad arricchire ciò che fu la vita che i nostri antenati hanno costruito generazione dopo generazione attraverso l'acqua. Così Proteo informe, Proteo ha anche la visione del futuro, perché essendo informe può essere qualunque forma, non essendo un essere con una forma, dà forma ad ogni essere, perché ogni essere della natura che noi conosciamo è fatto di acqua ed ha in sé qualcosa di Proteo, e misto di intelligenza di Proteo, di Nettuno, la sua personale intelligenza, e di infiniti altri dei che lo compongono. Per questo noi evochiamo il grande Proteo affinché ci assista nelle nostre scelte. E questo era l'omaggio all'acqua. Naturalmente quest'inno è preso sempre, era un inno orfico, e la traduzione era fatta da Gabriella Ricciardelli. Però l'inno orfico a Proteo non lo abbiamo preso così com'era, ma l'abbiamo trasformato in maniera moderna. Il terzo passo dice: mutando la sacra materia secondo figure multiformi, noi l'abbiamo trasformato mutando le acque sacre secondo le infinite forme degli esseri della natura.
diciamo la stessa cosa ma in maniera diversa, in maniera più orecchiabile dal punto di vista moderno. Il secondo inno che vi presento è una elaborazione sempre di un inno orfico, sempre tradotto da Gabriella Ricciardelli dagli inni orfici di Edizioni Valla, ed è Il profumo di Zeus, l'inno a Zeus. E questo è dedicato all'aria, al respiro, all'atmosfera, perché noi siamo padri e figli di Zeus. Siamo padri di Zeus perché lo respiriamo, perché lo trasformiamo. Poi inquiniamo talmente tanto noi come esseri umani che praticamente gli trasformiamo anche il corpo di Zeus. E siamo i suoi figli perché senza Zeus la natura non sarebbe ciò che oggi noi conosciamo. Zeus, l'atmosfera, il respiro dei viventi della natura. Zeus, molto onorato, che all'origine del tempo, su una terra giovane dal cuore di fuoco, col fulmine innestò la vita, liberando i suoi fratelli dall'oblio in cui il tempo li aveva celati. Fu il fulmine che trasformò la terra in madre dei viventi, che tu nutristi col tuo corpo d'aria e con le nubi possenti. La terra divenne madre e presero vita le alte cime dei monti e il mare e quanto il cielo tu stesso racchiude. Attraverso il tuo respiro apparvero le cose divine. Zeus, generatore della vita, padre e figlio di ogni vivente della natura. Zeus, principio e compagno di ogni viaggio verso l'eternità, lampeggiante, tonante, folgorante Zeus, che fai germinare le diverse forme di vita, ascoltaci. Tieni aperti le porte dell'Olimpo, noi stiamo arrivando. Quest'inno a Zeus è una ricostruzione quasi completa dell'inno orfico ed è ricostruito in maniera moderna ed è ricostruito in maniera attuale proprio perché Zeus ha un posto grandioso, l'atmosfera ha un posto grandioso nella vita degli esseri umani. Perché all'origine del tempo si racconta che fu il fulmine che innescò la vita. Cioè fu il fulmine che permise la trasformazione degli acidi, delle catene degli acidi, permettendo ai primi esseri di espandersi e di manifestare se stessi. E quando questi primi esseri cominciarono a manifestare se stessi, si liberarono i fratelli di Zeus dall'oblio in cui il tempo li aveva cacciati. Chi conosce il mito sa che Crono, ogni volta che Rea partoriva uno dei suoi figli, lui lo mangiava. Crono è il tempo che nascondeva nel proprio stomaco i fratelli di Zeus. I fratelli di Zeus erano Poseidone, Ade, Era, Demetra, Estia. Ade è ciò che tiene nascosto il grembo ed è ciò che dal grembo può sgorgare ed è una delle figure più incredibili che abbia sviluppato la mitologia greca e prima della mitologia greca chiaramente quella itita e babilonese da cui la mitologia greca poi proviene. Poseidone è il mare fecondo, noi abbiamo parlato prima di Proteo, che è l'acqua informe che costruisce la vita, ma è Poseidone il mare fecondo. Era è l'essere natura, Demetra è libertà, Estia è verità. Ebbene, tutti questi cinque fratelli di Zeus sarebbero rimasti nella pancia del tempo di Crono se Zeus coi suoi fulmini non avesse fatto nascere la vita sul pianeta. Ed è Zeus coi suoi fulmini che permette ai suoi fratelli di uscire dall'oblio, di uscire dalla pancia del tempo e di dispiegare se stessi tutto il loro potenziale affinché la vita cresca. Così era l'essere natura. Si dispiega tutto il suo potere proprio perché Zeus ha generato la vita. E questo è il senso di quest'inno.
dedicato a Zeus. Ed è l'atmosfera, il respiro dei viventi, della natura. Poi c'è il terzo elemento. Il terzo elemento è dedicato alla Terra. La Terra, intesa come Terra, come pianeta, ma intesa anche come corpo. Il nostro corpo fisico. Ogni corpo fisico. Terra, venerabile. Figlia di Urano stellato, Rea, generatrice della vita, tu che desti vita al cielo generatore, tu che hai dato vita al mare fecondo, tu che hai dato vita all'Ade generatore, tu che corri nel cosmos seguendo Helios nel suo peregrinare, tu che con Cronos fondasti l'infinito attraverso le trasformazioni, offrendo ai mortali le cime nevose dell'Olimpo, io ti invoco. Sii benigna con questi viaggiatori che troppo spesso nel loro andare calpestarono la terra senza renderti onore. Attraverso le tue figlie Esti e Demetra alimenta il fuoco nel loro cuore affinché forte e consapevole sia ogni loro scelta. E questo è il discorso fatto a Rea. Rea è la terra. A differenza di quelli, di ciò che dicono coloro che interpretano il mito, la Terra non è Gaia, assolutamente, è una bestemmia affermare che Gaia sia la Terra. Gaia è l'energia vitale inconscia che attraversa tutto l'universo, che è la fonte, il fondamento dell'universo. Rea invece è la Terra, e la Terra è il tempo, fanno nascere Zeus, Poseidone, Ade, Demetra, Estia. È Rea, la terra, la generatrice di Era, l'essere natura. Ed è il tempo che fagocita i suoi figli. Ed è l'atmosfera Zeus che fa nascere, che fa rinascere, ritornare i figli di Rea fuori dall'oblio del tempo. Per cui l'inno è preciso in questo. Terra venerabile, figlia di Urano stellato, perché la Terra fa parte del cosmo e il cosmo nel suo insieme non è altro che le consapevolezze di Urano stellato. Rea, Terra, generatrice della vita, tu che desti vita al cielo generatore, a Zeus, tu che hai dato vita al mare fecondo, Poseidone, tu che hai dato vita all'Ade generatore, ogni grembo è un Ade. Tu che corri nel cosmo seguendo Helios nel suo peregrinare, tu che con Cronos fondasti l'infinito attraverso la trasformazione offrendo ai mortali le cime nevose dell'Olimpo, cioè dando una possibilità ai nati di Era di diventare degli dei. Io ti invoco, sii benigna con questi viaggiatori che troppo spesso nel loro andare calpestano la terra senza renderti onore. Attraverso le tue figlie Estia e Demetra alimenta il fuoco nel loro cuore affinché forte e consapevole sia ogni loro scelta. E dalla terra passiamo alla luce. La luce rappresentano i sensi degli esseri viventi. Noi però conosciamo due tipi di esseri viventi. Conosciamo i viventi della natura e i viventi che hanno abbandonato l'essere natura, cioè i viventi che vivono dopo essere morti come esseri della natura. E allora chiaramente li celebriamo entrambi. E alla natura diciamo, o natura, dea madre di tutto, madre dalle molte risorse, operosa, augusta, consapevolezza che molto costruisci, signora, domatrice di tutto il mondo, indomita, timoniera, tutta splendente, onnipotente, sempre onorata, consapevolezza superiore a tutti i suoi figli, imperitura, primigenia, celebrata, doni gloria notturna dalle molte costellazioni, portatrice di luce difficile a contenere,
che coi talloni volgi senza rumore l'orma dei piedi sacra tra i numi ordinatrice e fine infinito. Comune a tutti, tu sola non partecipi di nessuno, padre di te stessa, senza padre, virtù, gioiosa, grandissima, fiorente, intreccia, amicizia, complessa, valente, guida, regolatrice, portatrice di vita, fanciulla che tutto nutri, autosufficiente, giustizia fra le grazie, persuasione dei molti nomi, custode dell'etere, della terra e del mare, amara a chiunque non alimenta le tensioni della vita, ma dolce a chi alla vita somma la sua intelligenza e la sua volontà, di tutto sapiente, tutto doni, ti prendi cura di tutto, sovrana, generosa, nutrice, opulente e dissolutrice di ciò che è maturato. Tu di tutto, padre, madre, nutrice e allevatrice, acceleri i parti, beata, ricca di semi, impulso delle stagioni, aiuti tutte le arti, plasmatrice, molto costruisci consapevolezza marina, eterna, che produce il movimento, esperta, molto accorta, che con turbine perenne volgi la corrente veloce dal tutto liquida, circolare, che continuamente ti trasformi dal bel trono onorata, che sola compi ciò che è stato deciso, fra coloro che portano lo scettro in alto, la più potente, cupa, tonante, intrepida, che tutto domi, sorte destinata, aspirante fuoco, vita eterna e provvidenziale immortale, tutte le cose da te promanano, tu sola infatti tutte le cose produci, ma dea ti supplico, nelle stagioni felici, di portare pace, salute e incremento di tutte le cose. E questo è il nostro inno per onorare la natura, l'essere natura. Era. Dopo di questo però c'è un'altra natura, ed è la natura dei corpi luminosi, è la natura dell'infinito. E anche qui è stato preso l'inno orfico di Ecate ed è stato trasformato. Ecate, il cosmo, la vita come luce nell'infinito. Ecate, protettrice delle strade, celebro, trivia, amabile, celeste e terrestre e marina, dal manto color croco, sepolcrale, baccheggiante, con i mortali diventati eterni, figlia di Perse, amante della solitudine, superba dei cervi, notturna, protettrice dei cani, condizione invincibile annunciata dal ruggito delle belve, senza cintura, d'aspetto imbattibile, domatrice di tori, figlia che custodisce tutto il cosmo, guida, ninfa, nutrice dei giovani, frequentatrice dei monti, supplicando la fanciulla di assistere alle pie celebrazioni, benevola verso il bovaro, sempre con animo gioioso. Quando, nei crocicchi della vita, devo scegliere, guida il mio animo e non distogliermi coi fantasmi delle illusioni, e quando varcherò la soglia della luce, tendimi una mano benigna, perché io sono colui che nella propria vita, ad ogni incrocio, ha scelto la propria via. E questi sono gli inni che vengono letti per quel che riguarda gli elementi nel rito del solstizio d'estate. E infine questi inni vengono chiusi dall'ultimo inno, che è l'inno al fuoco, che fu il primo inno che venne introdotto per quel che riguarda il rito del solstizio d'estate. Vediamo un attimo di trovarlo. Vediamo se questo è l'inno al fuoco. È una visione cosmologica, è una chiamata che un individuo fa a tutte le potenze del cielo, partendo da quello che fu la teogonia di Esiodo. Io evoco voi, potenze sacre, che nati da Gaia siete il fondamento dell'esistente, della mia esistenza. Voi che avete riconosciuto voi stessi nell'immenso caos, che riempiste di voci il silenzioso Erebo, che sorgeste dall'abisso del profondo Urano stellato, come dal cuore dell'essere terra, l'immensa rea del cuore di fuoco. Voi che siete negli angoli del cielo, come nei meandri delle mie passioni,
voi che abitate le fosche nubi come le nebbie furiose dei miei pensieri, voi che osservate l'invisibile della mia ragione mentre la mia ragione attraverso il suo fuoco vi descrive, custodite i miei segreti, voi che siete i miei segreti. Nel sottoterra il mio cuore ha lo stesso battito del cuore di Rea. Invoco voi, i titani, che scatenate terremoti, che fondate il presente in ogni presente, che servite l'abisso. Invoco voi, titani, che scatenate terremoti nelle tensioni della vita, che mi avete manifestato fondando il mio presente, che esprimete l'abisso dal quale le mie passioni emergono. Titani, che fate raggelare le mie passioni, dal gelo non saranno ostacolate. Ciò che fa ruotare l'asse del mondo è quanto agisce dentro il mio petto, che l'essere terra esprima la tensione del gelo, che l'essere terra esprima la tensione del fuoco. Gelo e fuoco, come folgore divina, saranno espressi dal mio cuore nelle mie azioni. Come i signori del fato, abitatori dell'erebo oscuro, così anch'io forgerò il mio destino, darò corpo e volontà a necessità che attraverso me si esprime. Eruttando fiamme di fuoco o scatenando gelide tempeste, Ares sorgerà dal mio grembo. Che Rea tremi, che Posidone mi sovrasti, lo sconosciuto non fermerà il coraggio della vita. Ilizia genera sempre nuovi trionfatori a cui Era offre Ebe. Il cuore può essere triste quando, camminando nelle tempeste della vita, sembra essere sull'orlo di voraci dirupi, assediati da demoni ostili e da cuori di ferro. Che questo fuoco sacro che abbiamo acceso richiami dei e spiriti, perché noi vogliamo determinare il nostro fatto attraverso il nostro fuoco. Come il legno alimenta questo fuoco sacro, così le nostre predilezioni alimenteranno dentro di noi il fuoco di Eros, che da quando Cronos usa la falce dentata è fuoco d'eternità che divampa in ogni essere a cui Gaia dette una forma. Per questo, contro ogni dominio avremo occhi di fuoco, guarderemo il mondo con gli occhi di fuoco della vita, ascolteremo con gli occhi di fuoco, solcheremo i cieli con intenti di fuoco, scuoteremo il cielo invocando gli dèi con passioni di fuoco, ed è col fuoco che costruiamo le costrizioni affinché gli dèi siano compagni dei nostri progetti. Col fuoco leghiamo noi gli dèi, col fuoco imponiamo ai titani di aprire le porte d'accesso alle strade dell'ampio Tartaro che Aurora illumina ed Elio indica. E questo è l'inno al fuoco del solstizio d'estate. Ed è questo l'inno che concluderà la lettura degli inni, il rito che faremo sabato 23 giugno presso il Bosco Sacro di Jesolo. Dopodiché, dopo la lettura degli inni, seguirà la divisione del fuoco. Il fuoco verrà diviso, verrà rialimentato con due colonne di fuoco come già abbiamo fatto, e ci saranno i passaggi dei partecipanti fra i fuochi. Naturalmente, quando si saranno rialimentati e diviso il fuoco e fatte due colonne rialimentate, il fuoco sarà piuttosto alto, per cui ci saranno poche persone che vorranno passare con le fiamme alte. Naturalmente non è importante passare con le fiamme alte e le fiamme basse, è importante il passaggio simbolico all'interno del fuoco, poi uno fa come vuole, come si sente e come gli piace, perché questo è l'importante dei riti pagani. Se non c'è l'emozione delle persone che li lega al mondo, è inutile fare niente, cioè non ha nessun senso fare delle cose se non si è legati al mondo dalle emozioni che le cose generano dentro di noi. Una volta che il fuoco si sarà ulteriormente abbassato, ci sarà l'ultimo cerchio attorno al fuoco, il ringraziamento agli dèi e ai partecipanti che hanno partecipato al rito, ci sarà lo strombazzare dei tamburi, lo spernacchiare dei bastoni, che sarà il nostro ringraziamento, e dopo faremo un picnic all'aperto, staremo sul posto, sempre che Zeus ci accompagni e non ci faccia uno dei suoi temporali estivi, resteremo a mangiare, a chiacchierare, a fare comunella fino a che ne avremo voglia, fino a che non decideremo
di raccogliere tutto e di riportare e ritornare. Questo è il rito del solstizio d'estate ed è tutti e quattro i riti che noi facciamo, cinque con quello che abbiamo aggiunto del giorno pagano della memoria, sono comunque dei riti magici, perché appartengono alla trasformazione dell'uomo, alla trasformazione di come l'uomo guarda il mondo. E quando voi trasformate il vostro modo di guardare il mondo, il vostro modo di guardare gli oggetti del mondo, allora è la magia, scaturisce la magia dentro di voi, perché cambiate tutto il vostro modo di rapportarvi con il mondo. Perché finché, la cosa l'avrò già detto almeno 20 volte per radio, un albero è solo legna da ardere, avrete su di lui soltanto quell'atteggiamento. Ma quando voi penserete all'albero come un'intelligenza che costruisce le sue trasformazioni, le sue strategie per divenire come Dio nell'infinito dei mutamenti, come voi, come un battere, come il gatto di casa, come il cane, come il fringuello che canta o il passero, oppure quel maledetto battere che vi ha attaccato quella volta la polmonite. Sono tutti degli dèi che stanno camminando verso l'infinito dei mutamenti. Quando voi cominciate a guardare il mondo con questi occhi, allora cominciate anche a vedere il divino che c'è nel mondo che vi sta attorno, che non è un divino trascendentale nascosto, un padrone che vi mette in ginocchio, ma è il divino con cui divenite nell'infinito dei mutamenti. E qualche volta abbiamo effettivamente necessità che quel divino alimenti la nostra attenzione, perché spesso troppe cose ci sfuggono e su troppe cose importanti noi non siamo in grado di mettere l'attenzione che dovrebbe essere messa. Allora effettivamente abbiamo bisogno degli dèi, ma non degli dèi che ci facciano delle magie o che ci facciano essere fortunati, ma degli dèi che sappiano alimentare i nostri sensi, i nostri intenti, le nostre passioni, proprio all'interno delle nostre strategie di vita, di ciò che noi vogliamo, per quello che noi vogliamo e in funzione di quello che noi vogliamo. Ma se noi cambiamo il nostro modo di guardare il mondo, il nostro modo di osservare il mondo, cominciamo anche a sentire il mondo, cominciamo a sentire i desideri del mondo, ciò che il mondo vuole, ciò che gli oggetti del mondo che ci stanno attorno desiderano. E allora cominciamo a mettere anche in sintonia noi col mondo. E quando si costruisce la relazione empatica con gli oggetti del mondo, non esistono più progetti degli uomini e progetti degli dèi, esistono solo i progetti della vita a cui uomini e dèi concorrono per trasformarsi nell'infinito. Questo è il senso del rito pagano, dove nulla può essere imposto al singolo, ma il singolo partecipa all'insieme in quanto se stesso, in quanto capacità di se stesso di percepire e di affrontare il mondo. La vita spesso ci dà delle mazziate sui denti non indifferenti. Ebbene, quelle mazziate sui denti che noi riceviamo dalla vita dobbiamo saperle trasformare in patrimonio di conoscenza con cui affrontare al meglio ancora la vita. Ma per far questo dobbiamo essere in armonia col mondo, dobbiamo avere le stesse passioni, gli stessi intenti del mondo che ci circonda. 049 700 700 e 049 700 838. Allora, l'appuntamento è per... Pronto? Ciao! Ciao, ciao! Posso dire un inno a Protogono? Sì? Un inno a Protogono? Sì? Inno orfico? Sì? Sei a Protogono, profumo di mirra, Protogono il grande invoco di duplice natura che si aggira per il cielo, generato da un uovo fornito d'ali d'oro, muggente come toro, dei beati origine e degli uomini mortali, seme memorabile e onorato, o Erichepeo, indicibile ascoso, impetuoso, splendido germe,
tu dissipasti le tenebre oscure, battendo l'ali intorno e nel mondo emanasti una splendida luce pura, e perciò te, Fanes, io chiamo, o Priapo, Signore ed Antauge, dall'occhio vivace, o beato, o saggio, o fecondo, vieni con animo lieto ai sacri ministri. Ministro Misteri? No, è scritto ministri qua. Sì? Forse sbagliamo. Non so, è scritto ministri. Ok. Sacri ministri al molteplice mistico rito. Ecco. Protoro, no? È Fanete ed è il mostro che sorge dall'uomo primordiale degli orfici e io ci ho messo 5 anni per capire, cioè la versione esatta non è il mostro ma è colui che mostra, perché Protogono è l'intento. Prima ti ho detto Protogono, però non ti ho detto Protogono, ti ho detto Fanete. No, Fanete sarebbe Fanes. Sì, è Protogono, è la stessa cosa. È Eros. Protogono è. I figli di Crono, ti hai detto, vero? Sì? È la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, eh? No, i figli di Crono sono Zeus, Poseidone. Protogono invece è figlio dell'uovo primordiale. Quando l'uovo, il Big Bang, no? Quando il Big Bang si dischiude, il primo che esce è il Protogono. Protogono, Fanete, Eros, viene chiamato Eros, colui che spezza le membra o che spezza i legamenti, no? Perché è colui che svela il futuro. Cioè, colui che svela il senso delle cose più che il futuro. E lui è Protogono, l'intento e l'essenza stessa della vita, perché la vita è intento e lui è un fondamento della vita. Ho scelto questo perché mi sembra. Che boccio. Hai scelto. Sì, appunto, ho scelto questo, anche perché te avevo nominato, ora seguendo la tua edizione. Vuoi seguire con. Che edizione è che hai? Quella di Fagin. Ah, beh, Fagin, io invece ho usato la Ricciardelli. Di Fagin o altri? Sempre gli orfici, io ho preso dalla Valla. E Fagin, io la Valla e Fagin credo che sia sulla Rusconi. No. Io Fagin e le edizioni Asram Viria. Ah, ancora più vecchia? E quella domanda a Francesco. Ma io ho dei Fagin, ma credo che sia altra cosa ancora. La vita di Plotino di sì. Fagin. Beh, credo di avere l'Enea di Fagin. Però non sono, vorrei dirti una cazzata, perché adesso vado a memoria e la mia memoria queste cose non va. No, ho qualcosa di Fagin ancora, di Platone. Sì, comunque ha tradotto un casino, è uno dei più grossi traduttori da sto punto di vista. Va bene, okay. Ivano, ti ringrazio. Ciao, ti saluto, ciao. Allora, io vi do appuntamento per sabato, ultima ora alle ore 18:30, presso il Bosco Sacro di Jesolo, e per il rito del solstizio d'estate. E quelli che vi ho letto sono gli inni che verranno letti al solstizio d'estate. Boh, chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Noi ci sentiremo in trasmissione fra 15 giorni. Prossimo giovedì sarà tutto dedicato a Francesco. Ciao.